La Guardia di Finanza, a seguito di articolate indagini, ha scoperto a Pineto ed Atri una società e tre ditte individuali operanti nel settore del commercio online, dedite all'illegale produzione di adesivi ornamentali e gadget pubblicitari per automoto e camper completamente contraffatti. La commercializzazione dei prodotti avveniva mediante siti internet delle imprese, nonché tramite profili aziendali appositamente costruiti, utilizzando piattaforme di e-commerce, ovvero social media. Le investigazioni hanno permesso di richiedere alla Procura della Repubblica di Teramo l'emissione di decreti di perquisizioni finalizzati al sequestro dei prodotti contraffatti, dei macchinari, delle attrezzature utilizzate e funzionali alla produzione degli adesivi, compresi personal computer, notebook, stampanti, plotter e telefoni cellulari. L'attività investigativa si è conclusa con la perquisizione delle attività commerciali, nel cui interno sono state rinvenute già prodotte e stampate immagini e loghi contraffatti, configuranti marchi di case di produzione di auto e moto destinate alla successiva commercializzazione online senza le prescritte autorizzazioni, con il successivo sequestro di 1507 stampe autoadesive, 4 personal computer, 5 plotter, 4 smartphone, una laminatrice, 4717 directory e 49892 file per una capacità di 268,6 GB. I responsabili delle condotte illecite sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per produzione di loghi contraffatti e ricettazione.